Oggi la prima riunione ufficiale dell'Associazione Donation Italia. Quando è nata, perché e quali sono i suoi obiettivi? Allora, noi siamo nati lo scorso anno, questo è, insomma, compiamo, diciamo, oggi in qualche modo il primo anniversario dell'associazione e, diciamo, abbiamo avuto l'occasione di riunirci con tutti i soci, con varie associazioni, con vari amici che salutiamo, che sono in giro a fine riunione, e abbiamo trattato vari temi, tra cui, insomma, quella del nostro festival primario, che ovvero è Dona con Amore, un festival che nasce con l'idea di promuovere la cultura della donazione del sangue, ma ovviamente, insomma, adesso si è sviluppato dopo 5 anni, dopo essere riusciti a coinvolgere ben 20 città a livello nazionale, quindi 20 città italiane e Madrid lo scorso anno, grazie al nostro socio che è fuori Italia. Insomma, siamo riusciti ad avere una dimensione internazionale, quindi non solo locale e nazionale, ma anche internazionale, e per giunta a luglio scorso siamo riusciti ad incontrare l'onorevole Antonio Tajani, presidente dell'attuale Parlamento europeo, col quale, insomma, abbiamo avuto modo di confrontarci e presentare il festival. Il suo invito è stato quello di provare a esportare e a replicare il format di questo festival, ripeto, Dona con Amore, anche al Parlamento europeo. Quindi, insomma, un festival che racchiude tanto: arte, sensibilizzazione, prevenzione, donazione a 360 gradi, e ovviamente anche integrazione, perché i primi a essere gli aderenti sono appunto gli studenti stranieri del progetto Erasmus. Quindi, insomma, un altro principio è quello dell'integrazione socio-culturale. Un'altra grande battaglia e promozione che proveremo a portare avanti è un grande progetto, una grande idea, soprattutto nostra, insomma, che veramente è una sfida, ovvero Salerno 2020, una città senza barriere. Quindi, immaginandoci attraverso un progetto con lo studio di alcuni architetti, ingegneri, stesso professionisti, stesso di Salerno, vorremmo immaginarci una città, finalmente una città senza barriere, e comprendere anche i costi di tutti i lavori possibili per cercare di abbattere le barriere principali e rendere così, insomma, finalmente Salerno una città fruibile per tutti. Altri eventi, insomma, sono veramente in cantiere, sono tante iniziative. Avremo anche nel periodo delle luci d'artista Blind Pottery Light, ovvero un percorso narrativo dedicato alle luci d'artista per non vedenti e ipovedenti, quindi, insomma, penso che sia un tema rivoluzionario. E ovvero, grazie anche a degli artigiani locali, siamo riusciti a riprodurre delle installazioni in ceramica attraverso un percorso per persone non vedenti ed ipovedenti, allacciandoci a un discorso con le luci d'artista, in modo da provare veramente a realizzare un percorso, una mission che le luci d'artista, oramai brand noto salernitano, un brand noto in tutta Italia, che possa essere anche aperto a tutti coloro i quali hanno diverse disabilità. Quindi penso, insomma, stiamo cercando di affrontare temi importanti, dedicato anche poi alle politiche giovanili, quindi, insomma, spazi per le associazioni, l'albo delle associazioni, quindi, insomma, tutte tematiche che sono rivolte al mondo sociale, giovanile, associativo e del volontariato, in sintesi rivolto, insomma, al terzo settore tutto, sia su Salerno ma anche a livello provinciale e attraverso, insomma, il nostro festival anche a livello nazionale e internazionale. Ovviamente noi vi aspettiamo tutti quanti in donation, vi ricordo il sito www.donationitalia.org, scusate, col quale, dove, insomma, potreste affiancarci, coltivare anche attraverso le vostre passioni, tanti discorsi che sono inerenti alla nostra attività associativa. Un saluto a tutti e vi aspettiamo in Donation Italia.